Ed eccoci ritornati all'altra parte di Regime Blast, qui come ovviamente c'è sempre Manga. Yes. Quindi dobbiamo fare contro Vegeta. Yes, sempre con Krilli. Sì, sempre con Krilli. Che peccato. E poi non si preoccupare, dovrebbe esserci Vegeta dopo, mi sa, che dovremmo utilizzare. Vegeta Scouted. Sì. Non vedi l'ora di farla con Vegeta, la Vegeta Galassia. Tu non vedi l'ora di usare quella con Cell, che gli, ti piace proprio quella coda che ha molto lunga. No, Cell è uno dei personaggi più che non mi sono piaciuti in tutta la storia degli anni. Sì, dicono tutti così. E non credo. Il mio personaggio preferito è Naruto. No. E Sasuke. No, degli anime o di Naruto? Quale vuoi sapere? Non lo so, non sono concentrato, quindi non ti posso cagare. Ok, molto esatto. Comunque Kenny Guerriero. Quando è successo? Oh, l'hai visto? Non è vero. È Naruto? No, Sasuke? No. Sono concentrato. Non Vabbè, lo finisco col Kienza, il supremo. Quello là a manetta. Bravo. Kienza, ah no, si chiama Kienza normale. Finito. SPP. Aspetta, vediamo. S++. Olè. Sono un pro. Un pro, sì. Un prosciutto. L'ambizione di... Abbiamo sbloccato 4 punti limite. Yes. Le voci di Krilli al museo. E l'immagine di Krilli quando sconfigge quello là al torneo mondiale durante la saga di Majin Buu, che l'ha vinto, che se ne va. Ah, quello là gigante. Bravo. Adesso contro i Saibaim. Sconfiggi i Saibaim in 90 secondi. Difficoltà da principiante, cioè cose. Quanti ne sono? 5? No, non penso a quanti ne riesco a battere entro un tot di tempo. Entro 90 secondi, se non sbaglio. Sì, capito. E cerchiamo di sconfiggere il più essere possibile, così... Sì, ma se scappano non è che mi viene facile. Quello, il primo è facile perché tiene una... No, qua hanno tutte le tacche già dall'inizio predefinite. No, ci hanno due tacche. Una tacca normale è quella, vediamo adesso. Com'è il culo? Che c'entra adesso? È pure il culo, teniamo un attacco all'inizio, poi... il attacco... Vabbè, il primo è andato, si può dire. No, non è andato. Che peccato. Ma Krillin, mo... che costume tiene? Quello normale. Ok, quello là, cioè quello là con la cosa blu da sotto? No, sì, quello bravo, sì. Perché in, cioè in alcuni giochi il primo costume è quello là senza la tuta blu da sotto. Capisco. Ok, allora sta già scadendo il tempo, ne abbiamo sconfitto solo uno. Quanto tempo rimane? 50 secondi. Vabbè, l'ha segnato. Auguri. Ti fai degli auguri. E per festeggiare adesso mi puoi inviare le pizze. Sì, ma quando finiamo di registrare, perché adesso sono in questo momento, quindi non posso, non posso mandartele. Scherzo, sì. Scherzo. Lo so. Okay. Che quanti sei ban? Due. Due ancora. Scappano. Sembrano che gioco contro di te, che scappi. No, io non scappo mai. No. No. Sei arrivato a 3. No, 2. 2 sono le corde, quindi muoviti e devi arrivare a 3. Ok, l'ho preso. L'hai preso. Bravo, siamo arrivati a 3. Yes. Però mancano 15 secondi del cazzo. Non lo farò, non ce la farò mai, però giusto ci voglio provare. Capito. No, non ce la farò mai. 10 secondi a fargli basta che gli faccio il Kienza. Secondo me mo per il rango minore, perché qua a seconda della quantità di nemici eliminata. No, aspetta, forse ce la faccio. Se mi crisi si muove. Sì, ne ho batti 4. No! 3 me ne ha contati! L'ho sconfitto proprio al tempo scaduto e non me l'ha contato. Vediamo. A più più. A più, hai visto, l'ho detto, a seconda della quantità delle nemiche. Vabbè, non è male, A più più. Abbiamo sbloccato 3 punti. L'immagine di Junior e Krilli, e piccole Krilli che fanno la fusione. Quando devono fare la prova. Bravo. Della cosa. Adesso dovremmo fare la storia con... Aspetta, sì, che è finita. Qua è finita, ok, con... vediamo... con Yamcha. Voilà, voglio vedere pure Vegeta. Contro Jatsu, Krillin e Tien.
Capito. Partiamo subito. Yes. Weekend. Weekend? Sì, io voglio andare in weekend, va bene? Problemi? Any problem? No, I haven't. Molto bene. Very good. Yes. No. You are all beautiful. Thank you. Besides you. Fuck you, fuck you. Aspetta, che battaglia è, mo? Contro Yamcha contro Jatsu, Krilli e Tien. Difficoltà? Go. Cioè, sarebbe come quella di prima, soltanto che sta Krilli a posto di Tien. Bravo, vedo che capisci al volo. Grazie. Sei un genio. Sì, se lo dici tu. Però sto scherzando. Devo preoccupare. In effetti, lo sai. Jatsu è già andato, ora tocca a Krilli. Ma qua la salute diminuisce o no? No, 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 no. Momento di concentrazione per Veget. No, sto cercando di capire come fargli il Wolf Fang Fist. Eh? L'artiglio del lupo, ignorante. Non ho sentito, dice Wolf Fang Fist. Ma se sei un ignorante. Fist è pugno. Artiglio può anche essere ignorante. No, fist. Sì, fist, ma lui può anche essere. Non hai mai sentito che una parola artiglio in inglese può avere anche più significati? Ignorante. Lo sa. E se lo sai, allora perché domandi? È perché fist ho sentito. Fistati, fistati. È tanto che ogni guerriero, Fist of the North Star, Kansi Rage 2. Ma vuoi un premio adesso? Sì. Ti regalo un portabits o... No, ce l'ho regalo un portabits. Con qua i cavi per collegare alla televisione. Sei un pro allora. No, non sono il pro, sono cucino del pro. Però sei tu il più pro, dai. Perché? No, sto giusto per renderti partecipe. Grazie. Sono molto onorato. Contro chi sai della Tien. Tien. Questo quello là. No, il coso giapponese, Tien Shan. No, Tien. Tien c'è la fusione. Ah, giusto. No, quella là di Budokai 2. Bravo, vedi che qualcosina te lo ricordi? La mia infanzia. Minchia, tu giocavi a Budokai 2? Io giocavo a Final Bout. Vabbè, quando giocavo io a Final Bout ne avevo 4 anni. Io ne avevo 5. Come cacchio te ne facevi? Sto scherzando, su via. Di più. Come sei pignolo. Non ci pensavo. Rispondo alla sua vinta. Sì, sto quasi finito. Finito. Capito. Vediamo che grado di merda. SPP. No, tipo adesso B. B. SPP. Ah, come dicevi. Il colore della B mi sembra che era azzurro, Sì, sì, se non sbaglio sì. Non l'ho mai ottenuto a B, quindi non posso dirtelo. Invece Storm 3, il colore a seconda del... 6 punti. 6 punti. L'immagine di Yamcha che è vestito da giocatore di baseball. Ah, quella là nella saga dei Saiyan. Bravissima. Sì. Adesso contro Recom. Giocatore inizia in modalità Animo Furioso. E penso che dovrò finirlo entro prima che finisca l'Animo Furioso. Ah, quindi. Cioè, non puoi usare l'attacco supremo. Bravo. Lo vedi che quando vuoi ragioni. Io ragiono sempre. Quando vuoi. Quando voglio. Molto bene. Siete tutti bene. Grazie. Tu no. Vediamo se riesco a battere Recom, il migliore. Il mincione. Bravo, vabbè, però non devi essere volgare perché noi stiamo facendo party per ragazzi. Dai. Si sente Vanity, si può scandalizzare. Ah, vabbè, allora non dico più queste cose. Bravo, lo vedi, perché poi me lo fai diventare irritabile, poi non beve più il latte e poi... Non cresce. Non cresce, non diventa un ordine. Guarda, sbagliato, mamma. Cioè, questi ancora giocano a FIFA. A FIFA? Quindi non gioco serio, mi hanno fatto finire. Mi hanno fatto finire. Ma che stronzo! Mi ha fatto il cazzo del recombo di kick e mi ha fatto perdere il bastardo. Epic fail number one. Ok, ma adesso gli rompo il culo a questa bastarda. È maschio. Bastarda al femminile pure. Ok. È uno stronzo, ok? Problemi? No, sono d'accordo. Gli voglio impartire una bella lezione. Geometria.
No, matematica. Ah, matematica. Oh, che antipatica. Vabbè, una bella lezione di matematica. Tipo adesso vedi, ma che cazzo stai lì? No, no, io le faccio le lezioni di matematica. E te stai male. Finito. Quando? Adesso, no, non è mai te l'ho chiesto adesso. S più. S più. Immagine. Aspetta, vediamo. Due battaglie di cui una è nascosta. Vediamo, vediamo che abbiamo sbloccato. Quattro punti. E niente, niente immagini, niente, niente. Attacchi, niente, niente, niente. adesso contro Mecha Freezer e Metal Cooler. Difficoltà? È normale se non ho letto male. Capito. Sì. Vabbè, sto prendendo tasti ad occhio. Ma cacchio proprio. E vabbè, la vita. A volte si vince, a volte si perde. Perché stai perdendo? No. E allora perché? Ma devo iniziare? Vabbè, dai. Perché cacchio dici a volte si vince? Per essere un filosofo. Tu non dici mai parole senza senso? No, quando sto... No. No. Comunque Yamko ha uno stile di merda, combatte lento. Eppure Tenzing. No, Tenzing è più veloce. Ah beh, però siamo là. Ma Yamko proprio quando fa le combo è lentissimo. Quello buono soltanto con gli attacchi nei cerchi. Basta, gli faccio la mossa suprema. Sfera dell'anima. Bravo, extra large. A seconda delle giornate in cui ha più forza nella mano. Ma questa non fa ridere. Sì, fai. Perché non l'hai compresa. Sì, l'ho compresa, ma non fai ridere lo stesso. Perché? Che non fai ridere. Perché? Perché no? Sicuro? Sì. Vabbè. Adesso farò il modalità animo furioso, giusto perché... Vai, è attivata. Contro Freezer o... Metal Cooler. Ok, mio cugino sta sfidando il telefono. Quindi? La sorella lì. Siamo molto numerosi. Sì, potrei morire con Yamko cioè, se dovessi fare solo battaglie con l'animo furioso. Ah vabbè, perché quello te l'ho detto, soltanto gli attacchi energetici sono due. Mm-hmm. Come sta la situazione là? Per ora sto vincendo, però l'animo furioso si è finito, quindi. Ma chi stai combattendo? Metal Cooler per la seconda volta. Ah no, ma io mi dimentico le cose. Non ti sta. Sto vedendo la partita. Eh no, o segui me o segui tutti. Molto bene. No, l'ho pure. No, no, basta. Mi ha fatto distruttore blocco, bastardo. Hai visto, perché per la seconda non è che fa. Vediamo. Adesso un'attacca di merda. Oh, però il Sassuolo ha vinto contro il Milan e contro l'Inter, il Trevolano. Contro la Juve. Ho fatto una citazione. C'è nessuno? Sì, sto giocando! Cazzo, è una guida, dai! Non fare... Sto cercando di non perdere. Ah, vabbè, allora ti lascio... Aspetta, appena si carica lo colpisco. Vai, a posto. Okay. Preso. Secondo me avrai un rango di merda. Sì, sicuramente. Yes. Vediamo. Vediamo. Mo tipo A più più. Massimo. Yes. Vediamo. S. Meglio di A più più. Ah sì. Però dai, almeno possiamo andare meglio. Allora, c'è la battaglia per le sfere del drago e un'altra. Quale facciamo? Facciamo quella della sfera del drago, così possiamo evocare pure il drago shadow. Allora, tempo extra, alta tensione. Contro chi? No, quello che abbiamo sbloccato. 5 punti e senza immagine. Capito. Però mi sono dimenticato una cosa. Sharon si evoca in auto. Allora, contro i Saibai, ma difficoltà esperto. E se attiva l'avversario attiva la modalità alta tensione con una barra residua. Ma Sharon nella galassia, modalità galassia, si attivava, non mi ricordo, si attivava in automatico oppure dovevo chiamare... No, dovevi uscire, dove sta il menu... Ah, c'è proprio Sharon. Non devi cliccare proprio là Sharon. Allora facciamo pure questa allora, dato che abbiamo sbloccato. Sì, sì, quella però è un'animazione, giusto? Eh sì, quindi staremo in silenzio. No. È da un sacco di tempo che non sono... Come sta andando? Mo' ho iniziato. Che tu sei là, sei un pro. No.
questo male. Dai, prendilo con l'attacco supremo, dai, almeno sblocchiamo subito la battaglia. Sì, preso. Ok. Minchia, mi sento pure chiamare. Sì, ti conosco molto. O i miei fan. Sì. Scherzo. Ups. Che cazzo? Cosa? No, ho attivato la modalità in alta tensione. Capito. Quindi Modi sta facendo il culo. No, ho vinto. Ok, capito. Vediamo che rango. Vediamo. S++. Grande. Ok, allora, dato che abbiamo sbloccato la sfera, adesso andiamo a fare l'evocazione. E ci siamo zitti. Ti stai zitto. Tre battaglie, di cui una è quella a squadre, quindi dovremmo aspettare. Capito. L'ho sbloccata anche ai Cybermen. Sempre la battaglia a squadre, e penso che sia quella la combinata. E anche ad Android numero 19 la battaglia combinata. Questo sarebbe il personaggio che abbiamo sbloccato adesso. No, no. E anche al Dottor Gelo abbiamo sbloccato la battaglia con l'attacco e la squadra. Ah, capito. E che personaggio abbiamo sbloccato? Nessuno. Abbiamo sbloccato 4 punti limite, la sfera del drago a 7 stelle, l'immagine di Yamcha contro il Cyberman. Yes. Majin Vegeta. Ehi, se abbiamo sbloccato un personaggio. E mo stai zitto. Ok. Scherzo. Allora, adesso dobbiamo chiamare Sharon o Polung, dipende chi capita. No, Sharon è il primo. Allora, andiamo indietro e chiamiamolo. Ok. Lo tieni tu il numero? Eccolo, Sharon, ok, evochiamolo. Aspetta, silenzio, gentilmente, che poi... Silenzio. Ah, è apparso Sharon. È apparso Sharon. E anche l'obiettivo. Yes. Quale prendiamo? Fuochi del male, combinazione, ghiacciaio, tempio, mondo demoniaco, pianeta? Oh, tempio. Tempio? Sì. Vabbè, sblocchiamo gli attacchi, diciamo, è meglio. Ah, vabbè. Sblocchiamo attacco di meteoriti. No, ho sbloccato il coso. Che fuochi del male di Vegeta. Affanculo, visto che sei egoista. Aspetta. Yes. Ok ragazzi, abbiamo sbloccato anche i fuochi del male di Vegeta, così ce l'abbiamo pronti per dopo. Yes. Weekend. Adesso all contro mode. Cell Junior e Saiba, Dottor Gero, difficoltà supremo. Il giocatore inizia in punto di morte. Ok, in questo caso ci sarà il fail. Sì, ci sarà, perché non ho neanche i potenziamenti con la inizio modalità alta tensione, quindi qualche failuccio. Ci sta. Ci sta, almeno due un bel po'. Oui, oui. Tieni presente... La Wii, la PlayStation. Tieni presente il gioco di One Piece Pirate Waters? Sì, lo sto vedendo, sì. Lo tieni presente. Allora, sto a livello, no? Azione, Musou... ho già perso, ho già perso. Vabbè, nel frattempo però mi vuoi ascoltare? Sto a livello quello là che caricherò... Comunque caricherò l'episodio 7. È tutta azione, no? Ti devi arrampicare, il fatto che devi arrivare il braccio. Sì, ti parla, io sto facendo di ascoltarti. Sì, ho fatto 7 minuti di fail. Ma sono registrati quindi questi fail? No, poi l'ho rifatto da capo. Sì, l'ho preso con la mostra 3, la mostra supremo. Quale cazzo di mostra 3? Siamo di giocare a Naruto. 7. prima però poi l'ho dovuto rifare. No, io me ne scappo, ho paura. Dottor Gede. No, il Cell Junior. Ancora vivo. No, mi ha ammazzato! Oh! Questo è il numero 2. Sì. Ok. Proviamo l'ultima volta, sennò poi riprendiamo la prossima. E questa sarà la seconda parte in cui che terminerà con gli Epic Fail. E non lo so. Invece. Vai, amo. Ti supporto, vai. Ok, dai, ti prego, prendilo. Sì, l'ho preso. Ok. Questa è la mossa Fisto... La Extra Large Spirit Ball. Yes. Io me ne scappo perché ho paura. Stavo pensando una cosa. No, vai. Mi ha preso... Cazzo. Vabbè, provo l'ultima volta, poi mi sono rotto. Ok. Ma i doppiatori giapponesi? Sì.
siccome sono quelli là che vivono, i giapponesi sono i più longevi di tutto il pianeta, no? No, tu devi capire che questi qua iniziano a toccare sin da quando hanno 10 anni. Sì, penso il doppiatore di Kenny Guerriero, che sta dall'80, 20 da anni. 30 sta, anni, anzi. 30 anni che sta doppiando. Sì. Mamma, è secondo quanti soldi si fanno? 50 euro. Oh, 50. Con Mastercard. Di solito si prende più facendo le serie animate o i videogame. Penso il card videogame. Idem. Vai, lo forse vinco il Sandy Junior. Ti prego. Sì, l'ho ammazzato. Ok. Dai, dottor Gelo, io ti faccio il culo, brutto, brutto baffone di merda. Allora, se il dottor Gelo mi attacchi, io lo ammazzo, proprio lo sventro. Yes. Vediamo. Sì, è lontano, quindi riesco a caricarmi un po'. Vai. Vai, prendilo con l'Omo Suprema. Ti Siamo in tre che ti prego. stiamo supportando. Almeno c'ho il supporto. Sì, Grazie. Molto bello. bene. Dai, l'ho preso anche con la mossa suprema. Ok, Pure con la mossa suprema l'ha presa. dai, che l'ho quasi abbattuto. Basta che gli faccio un'altra mossa suprema ed è fottuto. A vita. Sì, un'attacca sola. No! Porca troia! Ti ha preso, Sì. eh? Visto, allora dovremmo terminare qua. Sì, riproviamo la prossima volta. Vabbè, ciao ciao. Ciao.